Salve, mi ha portato il modulo che le avevo chiesto? Molto bene. Giusto per chiarirci, è qui per un posto di fidanzamento a lungo termine con possibilità di matrimonio. Devo dirle subito che lei ha ottime referenze. Fidanzate precedenti, amori platonici, orfano di madre, tutti i punti a suo favore. In più devo ammettere che la trovo molto, molto attraente. Come donna d'affari mi pare sensato valutare il caso dal punto di vista emotivo e finanziario. Le spiego, nullità, è praticamente inutile andare a cena perché noi donne capiamo se puoi funzionare dopo 5 minuti, quindi lei risparmia la cena ed io il vestito. Bene. E tutte le sue ex sostengono che lei bacia molto bene, mentre la sua ex Chiara dice che letto è molto bravo e per niente egoista. È vero? Vedo che ha la barba. Non ci siamo. Preferirei che se la facesse tutti i giorni. Sa com'è, mi irrita. Che schifo. Non mi convince questa sua passione per la squadra di calcio. Al contrario, potrei accettare tutto. Di condividere i suoi amici, il suo hobby, ma... Oh, no, no. Ho bisogno di venire io, prima di tutto. Dunque, parliamo del suo nome. Cristiano. No, non è musicale, è troppo religioso. Sarebbe disposto a cambiare il suo nome in Rex. Come il cane. Dunque, Rex. Ecco, non le è permesso dormire con le altre. No, non al sesso e spiaggia, anche perché poi ci si trova la sabbia nelle parti intime anche dopo settimane. Si ménage à trois, si bondage. No, pissing no. Cioè, in realtà non ci ho mai provato, quindi magari non so, ne potremmo riparlare. Per l'anale sì, per l'anale sono d'accordo. Perfetto. Organizziamo un appuntamento per venerdì sera alle ore 20, non un minuto di più. Ristorante indiano. Se vuole annullare mi deve un preavviso di 48 ore. Se è fortunato tra una settimana sarà il mio nuovo fidanzato.